Chi di voi almeno una volta nella vita ha cancellato per sbaglio un file dal proprio computer o dal proprio cellulare? Quando state iniziando a impanicarvi, arriva sempre il vostro amico smanettone che vi dice: non ti preoccupare, ci penso io, ci penso. Perché i file cancellati si riescono a recuperare? Cioè, se sono cancellati, sono andati. E invece no. Quando io parlo di file cancellati, non dico i file messi nel cestino, dico proprio eliminati. Se volete scoprirlo, guardate questo video. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di AFK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi vi parlerò di come è possibile recuperare i file che sono stati cancellati. Questo video, ve lo dico subito, non è un tutorial su come si fa. Ce ne sono tantissimi su YouTube e potete guardarli. Però prima di cominciare vi voglio ricordare, come al solito, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così da non perdervi gli altri video che pubblico su questo canale. E se volete, seguitemi su Instagram. Qui sotto troverete il mio tag, dove porto anticipazione dei video di questo canale e ogni tanto, cioè spesso, pubblico foto del mio cane. Allora, oggi parleremo di questo. Questo è un hard disk. Più che altro parleremo di cosa succede quando cancello dei file e perché posso riuscire a recuperarli. Dunque, per capire come questo sia possibile, bisogna capire come i file vengono organizzati all'interno di un sistema di archiviazione di massa, cioè un hard disk o una penna USB, perché è importante capire che i file o le cartelle, che io chiamerò directory perché mi rifiuto di chiamarle cartelle, i file e le directory non sono buttate a cazzo all'interno di questo vastissimo mondo digitale. Sono organizzati, sono anche organizzati molto bene. Il modo con cui questi file vengono organizzati fa sì non solo che voi li ritroviate in maniera semplice, ma anche siano velocemente accessibili. Per velocità parlo proprio di velocità di quando voi cliccate su un file, questo velocemente viene caricato in memoria. Dunque, c'è un sottosistema di ogni sistema operativo che si chiama file system. Il file system non fa altro che organizzare i file all'interno di un sistema di archiviazione di massa. Ogni file system ha sempre dei pro e dei contro, però oggi non parleremo di questo. Nonostante i diversi file system che esistono, tipo Windows, ANTFS, Linux ne ha diversi, quello più famoso e più utilizzato credo che sia X4, Apple adesso utilizza EPFS, in passato utilizzava HFS. Nonostante che ognuno di questi file system ha i suoi pro e i suoi contro, di cui oggi non parleremo, il modo con cui i file vengono organizzati in linea di massima è più o meno lo stesso. Ogni qualvolta che un hard disk viene formattato, molto spesso col termine formattazione le persone credono che vengono cancellati i file, in effetti è quello che succede. In realtà la formattazione non è altro che il processo con cui viene inizializzato un disco. Cosa significa inizializzato? Ogni file system scrive all'interno di una posizione specifica dell'hard disk una tabella. Quella tabella è la lista di tutti i file e di tutte le directory che ci sono. E questa lista contiene anche altre informazioni, tipo quando il file è stato creato, modificato per l'ultima volta, la dimensione del file. I file system di Linux contengono anche informazioni sui permessi, il proprietario, insomma tutto questo genere di cose. Una volta che un file viene creato, il sistema operativo crea una voce all'interno di questa lista in cui dice: questo file è stato allocato in questo punto del disco ed è grande X. Ovviamente se serve più spazio la dimensione viene aumentata, ma non questo è il punto. Pertanto questa lista è una sorta di indice generale che dice dove sono tutti i file e le directory collocate fisicamente nel disco fisso. E capisco che questa cosa può sembrare un po' astratta. Un esempio per rendere le cose più concrete è la stessa cosa che succede quando voi andate all'IKEA. Dite: perché sto facendo l'esempio dell'IKEA? Perché ci sono stato ieri. Dunque, e dietro la telecamera c'è un macello di roba. Molti mobili si trovano prima delle casse e quello che voi dovete fare è cercarveli. Però se voi non sapete cosa andare a cercare, vi perdete. Ogni mobile IKEA, per essere ritrovato, ha tre numeri con cui viene contraddistinto: lo scaffale, il posto e il codice del prodotto. Quindi quello che voi fate è farvi la lista di tutti i prodotti che volete comprare, poi andate allo scaffale X, posto Y, una volta giunti là andate a vedere il codice del prodotto, lo prendete, lo mettete nel carrello per poi andare a prendere gli altri in base allo scaffale posto in cui sono indicati, andate alla cassa e pagate. La stessa cosa è il file system. Lo scaffale il posto, diciamo, guardatelo come se fosse l'indirizzo all'interno del disco fisso. Il codice del prodotto è semplicemente il nome del file.
Fatto, semplice. Quando un file viene cancellato, no? I bit che stanno nello scaffale e il posto di quel file sono sempre quelli, non cambiano. L'unica cosa che viene cambiata è viene eliminata quella linea nell'indice, viene semplicemente depennata. Però il file di fatto resta sempre là. E voi dite, resta là per sempre? In realtà non resta là per sempre. Perché? Una volta che quella linea all'interno della tabella di allocazione del file system viene eliminata, il sistema operativo dice lo spazio occupato da quel file risulta essere disponibile, quindi più utilizziamo il computer, più è molto probabile che quello spazio venga sovrascritto da altri file. Però qualcuno potrebbe dire, ma perché quando noi cancelliamo il file, il sistema operativo non rimpiazza quello spazio con tutti i zeri? Beh, se noi cancelliamo un file di 1 giga, il sistema operativo deve esattamente scrivere 1 giga di zeri. E questo prenderebbe tanto tempo, è un tempo che il sistema operativo non vuole togliere all'utente. E poi perché lo dovrebbe fare? Tu hai cambiato il file, per te non c'è più. Che importanza ha quello che sta scritto nel disco fisso? Tuttavia, alcuni sistemi operativi hanno delle funzioni per cancellare i file che effettivamente fanno questa cosa, però tu la fai apposta. Una volta cancellato il file, il sistema operativo sovrascrive lo spazio allocato per quel file, non con tutti zero, ma semplicemente con dei numeri casuali. Ovviamente con dei 0 e 1 casuali. Tuttavia, bisogna stare attenti con i nuovi hard disk SSD, ovvero quelli a stato solido. Perché tutto quello che vi ho detto sinora potrebbe non applicarsi a un hard disk SSD. E infatti a me mi è creato in prima persona. Ho cancellato un file per sbaglio, non sono riuscito a recuperarlo. Questo perché gli hard disk SSD, per il modo in cui sono fatti, implementano quello che si chiama la funzione di trim, ovvero quando un file viene cancellato, viene riscritto con tutti zero con numeri casuali. Il motivo per cui questa cosa viene fatta è se quel file non venisse appunto trimmato, cioè cancellato, sovrascritto definitivamente, l'hard disk darebbe delle letture sbagliate per quanto riguarda l'occupazione dello spazio. Quindi anche se tu cancelli quel file, l'hard disk penserebbe che quello spazio effettivamente ancora è allocato e quindi ci sarebbe una discrepanza fra spazio disponibile e spazio realmente disponibile. Una cosa importante da tenere in mente è che la funzione trim non è una funzione del sistema operativo, è una funzione appunto dell'hard disk interno. Non è una funzione che viene fatta in automatico. È il sistema operativo che gli dice trimma questo file. Tutto sempre parte del sistema operativo, però diciamo la funzione effettiva di fare il trim di file viene alla fin fine eseguita dal controller interno all'hard disk. Allora, c'è un modo per disabilitare la funzione trim? Sì, in tutti i sistemi operativi c'è un modo per disabilitarla. Non è consigliata, per quello vi dicevo poco fa, potreste avere letture discordanti fra lo spazio disponibile e lo spazio elemento disponibile, però nessuno vi vieta di disabilitarla e vi lascerò dei link in descrizione in cui vi spiega per ogni sistema operativo come fare questa cosa. Benissimo Pinguino, spero che questo video sia stato istruttivo e spero che adesso avete un'idea più chiara di come i file vengono organizzati all'interno del vostro disco fisso e del perché una volta cancellati questi sono recuperabili. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo col prossimo video. Ciao!